Terra dei Cachi, Elio e le Storie Tese, con il loro eclettismo musicale e i messaggi sempre assolutamente attuali. Il motivo per il quale è stata anche scelta questa canzone dalla nostra ospite Benedetta Tobagi, che è al telefono. Buongiorno. Benvenuta. Buongiorno. Benvenuta, grazie mille per aver trovato questo tempo per noi tra veramente uno spostamento e l'altro, e insomma ti ringrazio molto per questo. E questa canzone è citata nel tuo libro, Le stragi sono tutte un mistero, pubblicato da La Terza. E perché? Perché ovviamente c'è una parte, no, nella canzone in cui Elio dice proprio la strage impunita, Italia sì, Italia no, esatto. Italia boom, la strage impunita. Perché nel tuo libro tu fai una disamina sulle stragi, le famose stragi, le più famose stragi italiane, ma non solo, parti proprio da... come sono state anche raccontate, trasmesse, vissute e anche, diciamo, studiate queste stragi anche dal punto di vista linguistico. Partiamo un pochino da questo, poi dopo, verso la fine, faremo anche una disamina sul festival dove andrai, per, insomma, dopo. Volentieri, grazie dell'invito. Beh, questo mio libro fa parte di una collana ormai consolidata di La Terza, che si chiama Fact Checking, la storia alla prova dei fatti, e fa lo sforzo di comunicare in maniera molto accessibile e divulgativa i punti fissi rispetto a alcune tematiche controverse nel discorso pubblico o molto contestate, cercando di smontare le bufale e invece come dire, fare chiarezza anche rispetto ai luoghi comuni. E allora io ho appunto fatto riferimento anche ad alcune canzoni, tra cui appunto La Terra dei Cachi di Elio e le Storie Tese, per far capire fino a che punto, no, l'idea della strage impunita fosse entrata nell'immaginario popolare, che fa il paio con l'idea che le stragi sono tutte un mistero. Questa cosa non è vera, perché per quanto riguarda le grandi stragi di matrice terroristica, ricordiamo, io parlo di queste che avvengono tra il 1969 Piazza Fontana e il 1980, la terribile strage alla stazione di Bologna. In realtà negli anni, sebbene appunto i processi siano stati lunghi e difficilissimi e rimangano delle sacche importanti di impunità, cioè molte persone evidentemente sono sfuggite alle condanne, però noi abbiamo invece delle condanne di rilievo molto significative che ci hanno chiarito due cose fondamentali, cioè la matrice ormai la conosciamo proprio con certezza, è sempre di terrorismo neofascista. L'altra certezza che abbiamo, che ha prodotto le sacche di impunità, sono stati i depistaggi messi in atto soprattutto dai servizi segreti italiani e anche da altre, come dire, porzioni significative delle forze di sicurezza, che hanno in qualche modo falsato e intralciato le indagini. Questa cosa rientra nel quadro della guerra fredda. E per fare questo, appunto, io ho decodificato il discorso pubblico e ho cercato appunto a fare riferimento anche alle trasmissioni televisive, le pubblicazioni, il discorso degli esponenti politici, come si è evoluto nei decenni, perché secondo me, in questo io condivido lo spirito di questa collana creata da Carlo Greppi, è molto importante dare alle persone degli strumenti per orientarsi nel presente, no? Alla luce della storia. Sì, sì, assolutamente. Anche perché, poi adesso ne parleremo meglio, è proprio fatto abbastanza recente anche il riferimento, insomma, al governo attuale, l'ennesimo, diciamo, io mi viene in mente solo un termine che è un po' romano, credo, svagheggiamento. Cioè, nel senso, che non so se può... Se l'avessi conosciuto l'avrei messo nel libro. Non credo che però sia... svagheggiamento. Non credo che sia molto adatto grammaticalmente, però insomma si usa lo svagheggiamento, cioè il fare i vaghi, no? Rispetto ad una... a una vicenda, in questo caso anche rispetto alle dichiarazioni del presidente Mattarella in riferimento alla strage di Piazza della Loggia, ma insomma in generale e c'è anche un altro problema, secondo me, di cui tu parli anche nel libro a un certo punto, che queste vicende non si arriva quasi mai o si arriva molto poco a farle a scuola tuttora, cioè credo, non so, io ho finito la scuola parecchio tempo fa, ma immagino che sia un problema ancora attuale, quindi non vengono, come se non venissero mai realmente storicizzate, ed è come se rimanessero sempre una cosa che qualcun altro ti deve raccontare, ma che rimane sempre un po', diciamo, che si sposta anche un po' in base al punto di vista, cioè non come se fossero fatti con delle anche appunto delle attribuzioni, no, ma come se fossero argomenti, non so se mi sono spiegata, no?
Allora, ti sei assolutamente spiegata, ma in questa osservazione che hai fatto in realtà ci sono tanti problemi, quindi smontiamoli e Vai. prendiamoli in esame uno per volta, no? Che poi è un po', come dire, lo Sì, spirito di tutto questo esatto. lavoro. Prima di tutto, c'è un'aspettativa eccessiva e ragionevole nei confronti della scuola. Io cerco di rendere consapevoli le persone che in realtà il nostro senso comune storiografico, cioè l'idea del passato che abbiamo, è il prodotto di tanti fattori diversi, no? Quindi c'è un discorso televisivo, un discorso pubblico, il discorso sui giornali, la comunicazione politica e quello che viene insegnato a scuola. Perché non si arriva ad affrontare questi temi a scuola? In realtà negli ultimi anni io lavoro molto con le scuole superiori e con i docenti, no? Faccio anche formazione per i docenti di storia e loro mi dicono il fatto è che ci hanno ridotto le ore, quindi in realtà c'è proprio un'idea e se ascoltiamo, no, i discorsi anche molto efficientistici, c'è anche un'idea della scuola che deve sfornare professionalità, eccetera, c'è anche, come dire, disegno, un'idea complessiva che svaluta molto il valore delle materie umanistiche, tra cui la storia. Quindi diciamo il fatto che non servi come programmi purtroppo è nella natura delle cose. Però il fatto che le stragi rimangano in qualche modo impigliate nella cronaca non dipende da questo, dipende dal fatto che appunto le dinamiche che hanno interferito con le indagini, che poi si collegano al fatto che questi delitti di terrorismo dovevano essere strumentalizzati per un disegno politico conservatore, se no non si capisce. I processi sono stati così lunghi che noi ne abbiamo alcuni ancora in corso per la strage di Brescia e la strage di Bologna, il che ovviamente non inficia quello che è già stato ricostruito con sentenze passate in giudicato, ma fa sì che delle stragi si parli in cronaca, non nelle pagine culturali o solo nei libri di storia. E questo ovviamente offre, come dire, cartucce e argomenti a chi tenta, come era la parola, di Sì. svagheggiare, bellissima, tenta di svagheggiare. Marc Lazar mi ha suggerito una categoria, come dire, che suona meglio, no? Più sofisticata, che è di eludere la Sì. storia, no? L'illusione della storia, dicendo, no, noi dobbiamo cercare la verità, no? E se ci pensate è una retorica terribile, perché in qualche modo lavora su una cosa molto nobile, no? Anche dal punto di vista dei cittadini, cioè l'importanza di cercare la giustizia e la verità. Però se tu non valorizzi la verità che c'è dopo 40 o 50 anni, in realtà contribuisci ad alimentare la confusione o a rinforzare chi una certa verità storica sulle stragi la rifiuta perché in qualche modo si radicano le vicende stragiste nel, come dire, nel ampio terreno politico dell'estrema destra italiana. Da questo punto di vista, un altro, diciamo, ottimo mezzo, oltre ovviamente ai libri, al tuo libro, insomma, in generale ai libri che permettono di farsi un po' un'idea, ci sono anche i podcast. È uscito, tra l'altro, proprio ieri, in maniera fortuita, giuro, io non lo sapevo, il podcast Altre Indagini, Stefano Nazzi, dove ci sei anche tu, Sì, che sì. racconta proprio sulla strage di Piazza della Loggia, molto, molto bello. E in più faccio un riferimento, secondo me, dovuto, che non c'entra particolarmente con la tematica, ma ovviamente c'entra con te anche il tuo podcast sulla resistenza delle donne, che è stato uno dei nostri Colpo di assolutamente fulmine. preferiti, che abbiamo consigliato in lungo e largo e ovunque, Non proprio abbastanza, non forse. abbastanza, infatti. Beh, lì diciamo che cioè, i materiali d'archivio e i racconti di quelle donne erano meravigliosi. No, grazie di aver ricordato, mi ha fatto molto piacere partecipare a un podcast ben fatto e seguitissimo come quello di Nazzi. Magari per gli ascoltatori possiamo precisare, per chi non ha seguito le cronache, cosa è successo nell'anniversario, il Sì, 50° anniversario della strage di assolutamente. Brescia. La Premier Meloni, tra l'altro, da questo punto di vista, io devo dire, appunto, ho chiuso il libro che è uscito ai primi di maggio, in qualche modo si ripetono proprio gli stessi meccanismi comunicativi, perché laddove Mattarella ha voluto sottolineare con molta forza la matrice di estrema destra della strage, l'importanza, no, di questo risultato giudiziario di verità e di condanne conseguito, tra l'altro è stato condannato un leader di Ordine Nuovo Magi, non uno scacciacani qualunque, la Premier Meloni ha fatto una dichiarazione totalmente vaga che sarebbe potuta andare bene per il 7 ottobre, per il Bataclan, per l'11 settembre, per Piazza della Loggia, no? Per cui si condanna
il terrorismo, il brutale attentato in maniera del tutto generica. Aveva fatto qualcosa di simile anche nell'anniversario della strage di Bologna, il 2 agosto precedente, senza menzionare la matrice delle bombe. Per cui, come dire, in un paese con una storia come la nostra, dove appunto persino in una canzone di Elio le storie tese, no, si evoca la ferita delle stragi, io credo che sia proprio legittimo come cittadini aspettarsi un confronto sincero con il passato. Sicuramente. Sì, infatti, come aspettarselo, credo votando, l'unico modo possibile, forse a questo punto, per avere un tipo di risposta. Senti, tu sarai al Festival Il Fiume dei Libri, a Lodi, che inizia il 13 giugno, finisce il 16, tu sarai il 15 giugno, tra l'altro ci sarà anche Roberto Saviano, la sera, diciamo, di quella giornata. La sera, giornata. Io sarò la mattina alle 11.30, alle 11.30 della Vittoria. Esatto, con Luca Pagni, e parlerai di questo libro. Ovviamente le stragi sono tutte un mistero, immagino, e forse farete anche delle digressioni. Festival molto molto bello, ci sono veramente delle cose interessanti. Il programma lo trovate sul fiumedeilibri.it. Ci sarà Marta Stella, che tra l'altro abbiamo avuto recentemente qui con il suo libro Clandestine, che non so se hai avuto modo di leggere, è anche molto interessante. L'ho presentato con lei al Circolo dei Lettori di Torino quando era appena uscito. Molto molto interessante, anche lì delle voci diverse, delle voci di donne che ovviamente poi in quel caso raccontano veramente una storia che è delle donne e che molto spesso invece viene raccontata o presa in mano dagli uomini in maniera anche parecchio strumentale in questo caso. E poi ci sarà Antonio Scurati, Chiara Valerio, insomma trovate tante cose belle interessanti. E tu su cosa stai lavorando adesso, Benedetta? A parte che è appena finito, quindi magari ti starai anche tranquillizzando. Sto già lavorando a un'altra cosa, però io, come dire, ho questa abitudine, forse un po' superstiziosa, che quando sono in gestazione di un lavoro nuovo non ne parlo. Però posso dire che sto lavorando febbrilmente e dovrebbe essere fuori per la fine dell'anno. Questo nuovo lavoro è diverso dalle stragi, e quindi, insomma, sorpresa. Bene. Avrà piacere, seguirà. Tra l'altro, appunto, seguendo e preparando questa intervista, ho seguito l'eclettismo musicale di Benedetta Tobagi, che ha chiesto addirittura di essere un po' circoscritta nella libertà. Sì, io ho detto, puoi scegliere quello che vuoi. Le ho detto, rimaniamo sul libro, perché sennò veramente mi dai troppo spazio. Rilanciamo un appuntamento futuro per... se vuoi venire a parlare di musica quando vuoi, noi siamo massima disponibili. Piuttosto, facciamo proprio... Sì, volentierissimo. L'ultimissima domanda... Il famoso svagheggiamento. Lo chiamiamo lo svagheggiamento di Benedetta Tobagi, se vuoi. Mi piace moltissimo. Lo preferisco a quello della Meloni, francamente. Ah, senza dubbio. La seconda canzone, diciamo, visto che ci sentiamo oggi, ha una risonanza ancora più particolare, perché oggi sono 40 anni dalla morte di Enrico Berlinguer, gli ascoltatori sentiranno. Si parla anche di lui e di che cosa ha rappresentato, oltre che delle stragi. Qualcuno era comunista, Giorgio Gaber, questa è la canzone a cui fa riferimento Benedetta Tobagi, che ringraziamo per essere stata con noi. Grazie davvero. A presto davvero. Allora, ciao. Grazie a voi, a presto.